Ci sono cose o luoghi in questo mondo che non riusciremo a comprendere realmente. Forse molti di voi non ci crederanno, ma noi abbiamo vari motivi per farlo. E qui ci siamo noi per cercare delle risposte a tutto ciò. Eh sì, cazzo, cazzo. Siamo tre ragazzi uniti per un'unica passione, quella del paranormale e dei luoghi abbandonati. Abbiamo girato molti luoghi, riuscendo così a catturare varie prove paranormali di ogni tipo, formando così la nostra esperienza. Con l'aiuto di strumenti professionali cercheremo di registrare fenomeni paranormali. Porca miseria! Siete pronti a venire con noi? Allora, ci siamo spostati nel reparto psichiatrico giudiziario dove diciamo, i malati venivano rinchiusi o internati per motivi non legati alla malattia mentale, bensì a motivi legali. In queste celle diciamo, c'erano quei malati che erano malati, diciamo, diventati malati, perché entrando qui dentro da carcerato non ne puoi uscire in modo, diciamo, rieducato, giusto? Quindi magari le persone impazzivano qua dentro e inevitabilmente venivano dichiarate pazze alla fine. Quindi colgo l'occasione per chiedere se in questo corridoio c'è qualcuno che vuole comunicare insieme a noi. C'è qualcuno che vuole comunicare con noi? Se sì, illumina quegli strumenti che hanno questi ragazzi in mano. Avvicinati, toccali, prendili. C'è qualcuno qui? Che ci ascolta? Ha brillato per caso? No, no. Abbiamo messo uno strumento anche sulla carrozzina. Se c'è qualcuno lì, può sedersi magari. Può sedersi. Magari quello che è, diciamo, a cui è stata data questa carrozzina, magari l'anziano che era qua ricoverato, magari è sempre qua perché magari è morto. Quindi se sei qua, puoi metterti a sedere sulla tua carrozzina, se ci puoi sentire. Vieni da noi. Sentito? C'è qualche paziente qui che gira per i corridoi? Questa voce era di uno dei pazienti ricoverati in questo padiglione? Cioè, provate a immaginare questo posto, tutto bianco, tutto pulito, con magari qualche sedia, i medici che vanno avanti e indietro, i pazienti che gridano e picchiano sulle porte e le luci accese. Provate a immaginare. Che brividi. È inimmaginabile. Ma sì, povera. Se infatti senti tutto addosso una... una sensazione. Un'adrenalina un po' strana. Non è adrenalina, è quasi... compassione. Comunque devi pensare che qui dentro c'è morta tanta di quella gente che te non hai idea. In confronto gli ospedali sono già gettate. Eh sì. Che qui ti ricordo che c'erano delle cure che non sono cure.
elettroshock, bagno col ghiaccio. Sì, ai tempi all'inizio. Ai tempi. Ma guarda, sono durati fino a... appunto. Poi dopo hanno... Fino alla legge Basaglia, più o meno. Vabbè, già prima di quella, cioè verso la fine, scusa, della legge. Io credo che quella cosa lì le facevano dopo anni 40, 50. Beh, c'erano delle credenze mediche che oggi non abbiamo più. Beh, sì. Per esempio, il bagno nel ghiaccio, oggi come oggi, può far bene alla circolazione. Sì. Provate a bussare nella porta. A bussare, oppure a camminare magari su dei vetri. Vogliamo capire se ci siete. Se stiamo parlando con qualcuno, perché non vorremmo parlare al muro. Possibilmente. Siamo venuti qua per comunicare con voi. Alzalo. No, vabbè, si va... Qualcuno qui dentro? Oh, L'ha fatto. Cosa? No, beh, quella porta, Francesco, te lo giuro, schiantassi. Quella porta lì, ha fatto così. No, non è. Non eri te, fra veniva da lì. Se eri te, te lo dicevo. Boh. Ho scoperto di tardare, però. In questa cella, in questa stanzina, c'era qualche uomo? Vuoi dire una donna? Potete farmi capire avvicinandomi allo strumento più in mano? Allora, siamo nella stanza di una cella del corridoio dove c'era la parte giudiziaria. C'è qualche paziente all'interno di questa stanza? Può parlare tramite lo strumento con mano? Vedi, è una cella praticamente. Non sembra un carcere. È un carcere. Tecnicamente sì. Riuscite a comunicarci un messaggio tramite la voce? Tramite la vostra voce? O anche basterebbe che facciate illuminare uno degli strumenti. So che per voi non è semplice interagire con questi strumenti qua. Però qualche volta può succedere. Cioè, ci siete riusciti in passato. Ora, non so, voi siete abituati ad interagire con questi strumenti qua. Però se sfruttate la vostra energia, o sfruttate l'energia dell'apparecchiatura elettronica che abbiamo, potete poi fare interazione con lo strumento. Avete paura di avvicinarvi a noi?
pensi venissero fuori. Invece no. Veloce. Veniva dall'oggi. La porta hanno sbattuto. Nel corridoio? Sì. Stai passeggiando? Ho sbattuto una porta. Nel corridoio? Cioè, non la porta sbattuta. Qualcosa che ha sbattuto sulla porta. Ma sta camminando. Sì, sì, sto riprendendo. Non tocca a te, infatti. Aspetta, aspetta. C'è qualcuno? Qui nel corridoio? C'è un sacco di polvere. Su. Lo sentite, bimbi? Io mi sento scarica proprio quando si. Dei passi. Anche io mi sento strano qui. Io mi sento scarichissimo, vi giuro. Stanco? Di bere un attimo con loro perché. Come quando sono arrivata qui? Gli fece lui, sono stanchissimo. Sono debole. Sì, ma c'è qualcosa di strano qua. Secondo me c'è qualcuno qui. Oh, anche qui è dove li piscio. Sì. È una cosa normale? No. Perché io prima, 2 ore fa, non si è sentito. Ho capito, no, dicevo, prima. Legato a queste cose qua. Cioè, magari è come l'odore dell'incenso che può significare. No, non è una cosa negativissima, è una cosa semplicemente di presenza. Non è una roba. Cioè, potevano... potrebbe essere legato a loro. Potevano profumare di arancia. La propria addosso si potevano fare benissimo. Adesso niente. Noi siamo qua, a vostra disposizione. Volendo potete fare... Senti che odore! Sentiamo dei passi là in fondo, ragazzi. Sono passi veramente. Sì, sì. Veramente, veramente. C'è qualcuno? Non rispondi. Chi sei? Siamo ragazzi, stiamo facendo delle riprese. No, no, mi sa che prima nel corridoio. Abbiamo sentito dei rumori. Stavo tornando in dietro. Io di qua? Qua su dietro questa. C'è nessuno. Io sentivo passi qua, sentivo. Guarda che c'è qualcuno. Adesso ragazzi vi spostiamo, proseguiamo per altri corridoi del manicomio. Direi che è molto tranquillo qua. Molto molto tranquillo. Siamo in punto anche nel limite si va, devo poter fare 5 minuti.
Ti trova? Non è che me lo vedi direttamente io, cioè. Mm. Visto le poche risposte ottenute, decidiamo così di spostarci e continuare l'indagine in altri reparti. Ma cosa? La sessione. No. Si fa veramente brutto.